il nostro. Bene, bentornati a tutti. Abbiamo quindi la 14ª lezione di Creare il Domani con Fiorella Di Cigno, che ci parlerà di cittadinanza e democrazia nell'era digitale. Vado a introdurre la nostra relatrice. Fiorella Di Cigno è stata fino all'ottobre 2017 professore associato al Dipartimento di Informatica dell'Università Statale di Milano, dove ha insegnato linguaggio di programmazione, progettazione di sistemi distribuiti e ingegneria del software. Ha affiancato a questi corsi insegnamenti quali comunità virtuali, interazioni sociali in rete, sempre per l'erario di informatica, e nel curriculum governo digitale del corso di laurea amministrazione e politiche pubbliche, i democracy e i participation. Tuttora titolare del corso di cittadinanza digitale e tecnocivismo, che svolge con Andrea Trentini. L'attività di ricerca, che testimoniata da numerose e partecipazione a convegni nazionali ed internazionali, si è focalizzata tra l'altro su metodi e strumenti di progettazione partecipata, in particolare di ambienti di interazione sociale in rete in contesti reali, con particolare attenzione all'ambito civico. Nel 1994 ha fondato il Laboratorio di Informatica Civica e la Rete Civica di Milano, che è ora una fondazione di partecipazione di cui è presidente. Nel 2001 per questa attività le è stato conferito dalla città di Milano l'Ambrogino d'Oro. All'interno del progetto I21 per lo sviluppo della cittadinanza digitale in Agenda 21 locale, finanziato nell'ambito dell'Avviso Nazionale sui Democracy, ha promosso lo sviluppo della piattaforma software open source OpenDCN, utilizzata in numerose iniziative tra cui Partecipami. È stata responsabile per l'Università di Milano nel progetto H2020 Empatia, all'interno del quale si è inserito il bilancio partecipativo del Comune di Milano, edizione 2017-2018. Lascio ora la parola alla professoressa, ricordo brevemente le tempistiche, circa 45 minuti di presentazione e successivamente dibattito. Magari riusciamo, visto anche il numero in cui siamo, a fare un dibattito, magari qualche interruzione. Allora, sorvolo sull'introduzione, di cui dico soltanto, visto che è già stata fatta, che quindi l'approccio è un approccio che ha cercato di mettere sempre insieme una parte più, diciamo, teorica da ricerca universitaria, una parte però di realizzazione di progetti sul campo, che è quella che appunto realizzava la Fondazione ADCM. Allora, velocemente l'indice delle cose che vorrei raccontarvi, che cercano di nuovo di fare la stessa cosa, cioè di mettere insieme un po' di concetti e un po' però di metterli alla prova nel pratico, di far vedere come sono arrivati dalle esperienze. Una brevissima premessa che è appunto il titolo e il punto di vista, che è quello dell'informatica, e che ho scorso le vostre precedenti puntate, sono più orientate, come è ragionevole per una scuola in qualche modo di un partito politico, alle scienze politiche, alle scienze sociali, alla giurisprudenza, quindi è un po' atipica questo punto di vista dell'informatica, pur trattando di democrazia, quindi di un tema strettamente da scienziato politico. Farei un breve escursus su alcuni esperimenti di democrazia nella digitale che io credo conosciate tutti, cioè sono cose successe che hanno preso molto spazio sui giornali, quindi le conoscete, cercando però di ricavare da ciascuna di queste una lezione che ci serve per mettere a fuoco qual è la sfida che abbiamo davanti, che cercherò di approfondire mettendo appunto alcune fonti di ispirazione e alcune tre linee d'uso che secondo me vanno poi seguite in tutti i casi in cui una forza politica, incluso come il vostro, può volere ragionare su una propria presenza online. Poi faremo un excursus molto veloce, molto più veloce di quanto forse non sarebbe magari utile e interessante, gli ambiti di applicazioni, perché spero di avere il tempo di dedicare un po' di minima attenzione a alcune riflessioni conclusive che cercano di andare alla radice del problema, che secondo me è concettualmente interessante. Allora, velocemente il titolo. È una slide che per certi versi è ovvia, ma davvero ovvia non è. Cioè, quando si dice, spesso si dice democrazia digitale oppure cittadinanza digitale, in realtà, e sarebbe giusto dire, democrazia nell'era digitale, cittadinanza nell'era digitale. Dov'è la differenza? Che non è tutto che accade attraverso il digitale, ma l'era digitale è il nostro mondo attuale in cui c'è un costante intreccio tra ciò che accade online, ciò che accade offline, ciò che è digitale, ciò che è analogico
ciò che è fisico, il mondo fisico, e ciò che avviene tipicamente, per cui spesso si usa il termine virtuale. Allora, dato che in italiano, in particolare tutte le lingue neolatine, il termine virtuale ha una duplice accezione, che le consultazioni del Movimento 5 Stelle sono virtuali, perché accadono online, e con ciò stiamo dicendo che sono un po' finte, perché virtuale è una cosa, la tua promozione è virtuale, non è ancora reale, non è davvero reale. Allora, già nel 97 PRV ha messo in evidenza che il virtuale è reale, cioè ciò che accade online nel nostro mondo, proprio per questo intreccio, è reale quanto il fisico. Per cui cerchiamo di fare attenzione e usare il termine, non usare il termine virtuale nell'accezione che non è reale, e quando dobbiamo dire le cose che accadono di persona, usiamo il termine fisico. Questa sembra una puntualizzazione un po' pignola, ma provate a fare attenzione quando leggete articoli che riguardano queste cose, spesso i giornalisti ci giocano su questa cosa, e il che fa non poca confusione. Preferisco, quindi mi piace usare come immagine per questa interazione questa dello Yin e dello Yang, perché è veramente un tutt'uno. Cioè, noi viviamo in un mondo in cui non possiamo discutere, noi ci siamo parlati per un mese attraverso le comunicazioni digitali, ma ci conoscevamo lo stesso, quindi non c'è più distinzione tra queste due dimensioni, sono tutte e due reali, fanno parte di un tutt'uno, ed è un tutt'uno con bianchi e neri, con pro e contro, con opportunità e problemi. Questo mondo digitale tutto deve essere ripensato, cioè ha richiesto negli ultimi 20 anni, si è già in parte fatto e si sta continuando a fare, per tutte le categorie, il business, l'educazione, lo svago, l'entertainment, deve essere ripensato alla luce di questo enorme cambiamento che è avvenuto per effetto dell'innovazione digitale. La democrazia è una di queste cose, anche la democrazia è già cambiata per effetto delle tecnologie digitali, come vedremo velocemente, e quindi bisogna prenderne atto e capire che oggi è necessario fare i conti anche con alcune che possono sembrare delle tecnicalità. Prima si diceva della formazione, e in un certo senso adesso fin troppo ovvio che già la scuola di base dovrebbe insegnare a leggere, scrivere, far di conto e avere quei minimi elementi del sapere digitale che oggi fanno parte del know-how di qualunque individuo che debba muoversi nel mondo del ventunesimo secolo. Quindi è assolutamente, scusate, Lucetto. Allora, dicevamo opportunità e problemi, giusto per dare qualche immagine di questa sempre doppia faccia con cui dobbiamo fare i conti, questo nuovo mondo, potremmo dire, che è pieno di opportunità e di problemi, crea ambiti di nuova socialità oppure di nuove forme di individualismo, quello che Bellman chiama network di individualismo. Questi ragazzini sono, quante volte ci capita di vedere, sono sulla stessa, su una panchina, e parlano ciascuno con il loro cellulare, no? Sembra che le nuove tecnologie allontanino da chi abbiamo vicino, però avvicinando da chi è lontano. Non è facile districare questa matassa. È oggetto, quindi, per esempio, ci danno più libertà o più controllo. Tocqueville, 2 secoli fa, diceva che non c'è nessun modo per aumentare la felicità di un popolo, quindi il francese che va negli Stati Uniti, che aumentare i suoi strumenti di comunicazione, le sue possibilità di comunicazione. Beh, in prima battuta è vero, però oggi vediamo che questo può determinare anche dei problemi, degli effetti collaterali negativi, e più libertà sicuramente, anche più libertà per esempio di non dover essere sempre fisicamente nel mio posto di lavoro per lavorare allo stesso modo, però anche più controllo. Quindi quando ci sono
delle situazioni così, in un certo senso, dubbie, yin e yang, l'unico modo è conoscerle molto bene e non farsi dominare dal contesto, ma essere un po' capaci di dominarle, per poter, diciamo, cercare di prendere il bene e evitare le forme negative, perché soluzioni drastiche è difficile trovare. Allora, vi dicevo all'inizio il punto di vista dell'informatica, che credo importante sottolineare perché, e condividere con voi, perché altrimenti si perde poi anche un po' il filo del ragionamento. Lo faccio con le parole di 3 ricercatori che sono stati tutti e 3 Turing Award, sono i premi Nobel dell'informatica. Allora, il primo è Christian Nygaard, norvegese, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Lui ha messo in evidenza, fin dall'86, la differenza tra informatica e computer science. Normalmente si tende a pensare che siano l'informatica e la traduzione italiana di computer science. Nygaard ha messo in evidenza che sono diverse. Perché? Perché sono due scienze allo stesso modo, ma la computer science ha come oggetto di ricerca e di indagine il computer, la macchina computer. Mentre l'informatica ha come oggetto di ricerca l'impatto del computer su tutti gli aspetti della società. Quindi sono intrecciate l'una con l'altra, ma l'informatica è una disciplina intrinsecamente multidisciplinare, quindi ha bisogno dell'apporto di altre discipline, perché gli informatici vanno a mettere le mani in tanti ambiti della conoscenza, e il nostro oggetto di interesse è fondamentalmente la società, l'era digitale, cioè la società come è stata modificata, come viene modificata dalle tecnologie digitali. Secondo citazione, per così dire, secondo elemento caratterizzante il punto di vista dell'informatico, viene da Tim Berners-Lee. Forse sapete chi è Tim Berners-Lee, qualcuno se lo ricorda? Il baronetto Tim Berners-Lee alla inaugurazione dei Giochi Olimpici di Londra intervenne, è l'inventore del web, è quello che ha inventato il web al serio. Insieme ad alcuni colleghi ha pubblicato un articolo nel 2008 che si intitola Web Science, in cui prende atto di una cosa che oggi è ovviamente sotto gli occhi di tutti, cioè qualunque web application, qualunque applicazione web è un luogo in cui si incontrano delle persone. Lui parla di social machine, ma è uno spazio in cui si incontrano persone. Quindi non è un dispositivo tecnologico, e ritorniamo al punto di qui sopra. Non ci basta la tecnologia, la matematica per analizzare quello che succede. Ci vogliono tipicamente contributi come le scienze politiche, le scienze sociali, l'economia, la giurisprudenza, la psicologia. Io quando facevo i corsi, dicevo nella prima lezione l'elenco di queste discipline e gli studenti giustamente si spaventavano. Cioè, noi pensavamo di essere informatica, appunto. Siete informatiche, dovete sapere un po' di tutte queste cose. Il secondo punto che deriva da questa osservazione è, potremmo dire, quasi drammatico, perché queste applicazioni, proprio perché sono applicazioni sociali, non possono essere testate, messe a punto come i bravi programmi.